Ancora ben ritrovati, gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo di un tentato omicidio, proprio così, accaduto in provincia di Udine, a Pozzuolo. Un uomo inseguito per ucciderlo e poi un bracciante che fortunatamente si salva. Ma sentiamo la cronaca di quanto accaduto l'altra notte, proprio a Pozzuolo del Friuli, nel servizio di apertura del nostro telegiornale. Lo insegue con l'ascia tentando di ucciderlo e viene arrestato prima di uscire a colpirlo a morte. Accaduto in un'azienda agricola di San Mardenchia di Pozzuolo del Friuli poco prima della mezzanotte di sabato. A finire in manette un romeno, 18 anni, IC le sue iniziali. Il giovane che fa il bracciante nell'azienda agricola Fratelli Vraida, Silvio Ruggero di Pozzuolo, si è messo a litigare con un connazionale di 46 anni, MG le sue iniziali, anche lui bracciante agricolo nella stessa tenuta dove entrambi dimorano. Non sono chiari i motivi della lite, comunque futili. Sta di fatto che al culmine della discussione il 18enne ha preso un'ascia e si è messo a rincorrere il connazionale minacciandolo di morte. Quest'ultimo è riuscito a scappare e a chiedere aiuto a un amico con il telefono cellulare. Poi si è nascosto dentro la cabina di uno dei trattori dell'azienda mettendosi in salvo. È lì che lo hanno trovato i carabinieri della stazione di Mortegliano, illeso e spaventato. I militari dell'arma della compagnia di Latisana, diretti dal maggiore Filippo Sautto, hanno arrestato il 18enne con l'accusa di tentato omicidio. Il ragazzo è stato trasferito nel carcere di Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ascia è stata invece sequestrata. Pare che il 18enne abbia postato sul suo profilo Facebook delle foto proprio con questa ascia brandita in modo davvero minaccioso. E parliamo ancora di cronaca, andiamo però in provincia di Pordenone. Un bambino di un anno e mezzo di età di Porcia è rimasto ustionato dall'acqua bollente e ha riportato lesioni su ben 14% del suo corpicino, cause che sono ancora in fase di accertamento. Il piccolo è stato soccorso nella notte di ieri e è stato poi portato con l'ambulanza da Porcia all'ospedale di Pordenone. Da lì poi è stato trasferito alla piazzola di Maniago, dove è stato affidato all'equipe medica dell'elicottero del Friuli Venezia Giulia. Da Maniago il velivolo si è alzato poco prima della mezzanotte, la volta del centro Grandi Ustionati di Verona, dove il piccolo è ricoverato ora in gravi condizioni. Cambiamo decisamente pagina, parliamo però di un altro tipo di cronaca, quella che ha visto leggere a Vescovo Don Livio Corazza, proprio della destra Tagliamento, della diocesi di Concordia Pordenone. Domenica e sabato abbiamo seguito l'evento, un evento che ha visto la partecipazione anche dello stesso vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, sentito dal nostro Lauro Nicodemo. Ritorniamo all'interno della cattedrale di Concordia. Alla mia destra il vicepresidente della giunta regionale del Friuli, per i telespettatori della Romagna, la diocesi copre due territori in ambiti amministrativi regionali diversi, sia il Friuli che il Veneto. Vicepresidente, questa diocesi il 17 ottobre il processo per la santificazione del cardinale Costantini, oggi la nomina di un vescovo. Questa diocesi, che è a cavallo tra due regioni, quasi ad indicarci, la Chiesa quasi a indicarci, o la Divina Provvidenza, una strada che dobbiamo percorrere di collaborazione. La religione lo fa, le famiglie lo fanno, le istituzioni sono su questo purtroppo quasi, se non diciamo quasi, assenti. Beh, questa è la verità, c'è bisogno, un bisogno profondo di unità, unità di intenti, capacità di interpretare il pensiero della gente, soprattutto quello, i bisogni, quello che realmente in questo momento manca. Noi abbiamo bisogno di dare una risposta a quello che la gente ci chiede, che da un lato è unità, ma dall'altro è anche dignità, è necessità di lavoro, necessità di capacità di dare un futuro soprattutto. Oggi questa diocesi è una diocesi molto, veramente molto importante per quanto ci riguarda. Noi pordenonesi guardiamo a questa diocesi veramente con grande fiducia. Poi questa nomina, io lo dico con emozione, faccio quasi, sì che sono abituato a parlare, con grande emozione, essendo un amico di Livio Corazza da molti, molti, molti anni, e quando
ho avuto la possibilità di servire la mia città, la città di Pordenone, come sindaco, debbo molto ai miei parroci e a Don Livio, che in quel momento teneva anche la Caritas. È stato un momento in cui una rete di solidarietà importante ha saputo dare risposte che in quegli anni, dal 2001 al 2011, venivano forti. Da un lato la parte migranti, dall'altro la crisi che nasceva nel 2007-2008. E quella rete di parroci, quella diocesi che ha saputo, attraverso il suo vescovo di allora, Ovidio Poletto, guardare lontano, creare reti, creare possibilità di dare risposte reali, vere e non solo chiacchiere, beh, insomma, è una diocesi che ha guardato avanti. Vedere oggi Livio Corazza diventare vescovo per me è un segno, e da credente è anche un segno dell'esistenza veramente dello Spirito Santo, che deve aver messo la mano sopra qualcuno, perché vedere Livio vescovo significano tante cose per tanti di noi. Ancora cronaca, e torniamo, rimaniamo in provincia di Pordenone. A fuoco solai, canne e fumare, ci sono stati 3 incendi domati nell'arco di un'ora proprio nella provincia di Pordenone. Sentiamo. 3 incendi di camino nell'arco di una sola ora a Valvasone, Azzano Decimo e Budoia hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco di Pordenone nella giornata di domenica. Il più grave a Valvasone, dove le fiamme hanno raggiunto il solaio in legno tra il piano terra e il primo piano e tra il primo e il secondo piano. Coinvolto dal rogo anche una zona a ridosso della canna fumaria, fuori uso parte dell'impianto elettrico. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare con le picozze per riuscire a bonificare il legname bruciato dalle fiamme. Sono intervenute le partenze dei distaccamenti di San Vito al Tagliamento, Spinimbergo e l'autoscala anche da Pordenone. Altri 2 interventi dello stesso tipo anche ad Azzano Decimo, risolto dalla prima partenza di Pordenone, e a Budoia, dove hanno lavorato i 2 mezzi del distaccamento di Maniago. A Budoia è stato tempestivo l'intervento di un vigile del fuoco volontario del comando provinciale per ridurre le conseguenze dell'incendio. Dopo essere salito sul tetto, il pompiere ha scaricato un estintore all'interno della canna fumaria, riducendo l'azione dell'incendio. Di seguito sono giunte sul posto le squadre di Maniago. La neve che è caduta proprio in queste ore da Trieste a Tarvisio, una coltre bianca che ha regalato spettacolari paesaggi tra pianura e montagna, ha nevicato a macchia di leopardo, da Udine ha piovuto, nella zona collinare ha nevicato a tratti, nel Medio Friuli la zona più bianca è quella di Codroipo. Paesaggi da presepe nei piccoli borghi di montagna di Attimis e Taipana, neve anche a Trieste sul Carso, tutto è iniziato ancora al mattino presto, una situazione che poi pian piano è migliorata. Pulite le autostrade A23 e A4 grazie all'intervento preventivo di getto del sale e all'intervento dei mezzi di sia Autostrade per l'Italia e di Autovie Venete. Le precipitazioni bianche si sono concentrate poi tra Gonars e poi via verso la Tisana. Ha piovuto invece nella zona di Villesse. A pochi giorni dall'inizio della primavera ci sono stati diversi disagi con ore di super lavoro per i mezzi anche a Trieste di Acegas, impegnati per evitare la formazione del ghiaccio al suolo. Il parco di Villa Rivoltella è stato temporaneamente chiuso al pubblico a causa delle condizioni meteo. Oltre alla neve anche la bora ha soffiato con raffiche che hanno raggiunto i 110 km orari. Gli autobus sono viaggiati poi a singhiozzo, ma quasi tutti i collegamenti sono risultati regolari, anche con i campus di Padriciano e Basovizza di area Shanks Park. La linea 40 non ha raggiunto Prebenico e Caresana, e la linea 41 San Giuseppe, Barde e Cimiteri. Nel corso della mattinata ci sono state anche poi pian piano regolarizzate tutte le linee, strade che risultavano infatti percorribili tranne la parte alta di Scala Santa e alcune vie del Carso. Super lavoro anche per i vigili del fuoco, che sono stati impegnati in numerosi interventi di messa in sicurezza di rami, tegole, imposte, finestre e alberi pericolanti a causa della bora che ha continuato a soffiare per gran parte della giornata. E andiamo proprio a Trieste per parlare di cultura e di casa, che è di casa davvero nella città capoluogo di regione. Sentite. A Trieste si respira cultura. Una fitta carrellata di eventi e nuove proposte promosse dall'amministrazione comunale e un'offerta culturale per tutti, ma rivolta in particolar modo ai giovani, ha infatti contraddistinto il 2017. Solo per citarne alcuni fra tanti: dal mega cartellone estivo di Trieste Estate, con ben 196 spettacoli, 68.500 presenze di triestini e turisti, organizzati nelle piazze principali e a rilancio del Colle di San Giusto, dove si è puntato molto sui giovani, con oltre 11.400
spettatori per 45 eventi al Bastione Fiorito, 18.800 per 31 spettacoli al Piazzale Milizie, accanto alle prestigiose mostre allestite da Linari. Al Salone degli Incanti la mostra Le Stanze Segrete di Vittorio Sgarbi è stata visitata da ben 15.225 persone. Apprezzato in questa sede anche il recente ritorno del Salone Trieste Antiqua e altri eventi correlati alla Barcolana 49, l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori su Piazza Unità e le rive cittadini organizzata dal Comune, che è stata seguita da migliaia di persone. Uno spettacolo emozionante, un grande omaggio alla nostra città e alla sua importante regata velica internazionale. E ancora, la novità assoluta del progetto Cromopolis realizzato dal PAG, progetto Area Giovane, con testimonian della street art il writer Aaron. Le coloratissime, originali decorazioni del muro esterno del famoso stabilimento Pedocin, ma anche dello stadio Nereo Rocco, con i ritratti del Paron e di Umberto Saba. L'originale spettacolo di luci e suoni in versione 3D andato in scena nella splendida cornice di Porto Vecchio. Gli importanti appuntamenti di culto musica nei principali luoghi di culto della città. La inedita mostra sull'idrovolante a Palazzo Gopcevic con la partenza dell'idrovolante da Trieste alla volta di Zara. La corsa dei due castelli da Miramare a San Giusto. Ma sono tanti ancora i progetti di rilievo in cantiere per il 2018. Dalla mostra sull'archeologia subacquea a quella della Fondazione Benetton. Risultati di rilievo anche nell'ambito delle rappresentazioni teatrali cittadine. Il Teatro Rossetti, fra le produzioni, ha registrato il sold out con 18 repliche alla Sala Bartoli con La Guerra di Goldoni. L'evento Blue Man Group ha superato i 6.300 spettatori in 6 repliche. Per la prosa, tra i più visti, Arlecchino Servitore dei Due Padroni, con oltre 3.500 presenze, e lo spettacolo di Marco Paolini, Le Avventure di Numero Primo, con 4.464 spettatori in 6 repliche. Il musical Evita e Sister Act, con 6.581 presenze in 6 giorni. Il Teatro Verdi punta a rilancio, uno dei luoghi più importanti della nostra cultura, una vera eccellenza che va diffusa e fatta apprezzare, sostiene il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che nel mese di novembre ha promosso una serata evento per far conoscere il valore e la potenzialità di un luogo rappresentativo come il Verdi pure ai privati, indicandone un'utilità anche in chiave di visibilità, organizzando un concerto dell'orchestra del coro della fondazione diretti dal neo direttore stabile residente maestro Ezio Bosso. La produzione vanta cast e allestimenti internazionali, oltre 140 alzate di sipario per spettacoli lirici, balletti e concerti sinfonici. Fra i titoli favoriti dal pubblico, il Barbiere di Siviglia e Tosca, con quasi 7.000 spettatori per ciascun titolo solo a Trieste. Gli spettacoli sono stati rappresentati anche nei teatri di Udine e Pordenone. Eugeni Onegin, l'affascinante spettacolo inaugurale della stagione 2017-2018, con grande successo di pubblico. L'entusiasmante concerto inaugurale della stagione sinfonica diretto sempre dal maestro Ezio Bosso, sold out. 12.000 i giovani spettatori, grazie ai prezzi agevolati per abbonamenti e biglietti. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è comunque quello di superare i notevoli risultati raggiunti e di ampliare ulteriormente l'offerta culturale e turistica per rivitalizzare gli spazi urbani e dare a tutti l'opportunità di stare insieme e vivere la città in bei momenti di intrattenimento. Al contempo organizzare un nuovo polo museale in Porto Vecchio per trasferire una parte del prossimo cartellone estivo in questa nuova suggestiva sede e contribuire così al suo rilancio. Ancora cronaca, andiamo in provincia di Pordenone. Un malore in una delle piste da sci del Piancavallo, un 26enne è stato salvato dall'intervento tempestivo dei soccorritori del gruppo volontari e da un importante lavoro di squadra della macchina dell'emergenza, che si è messa in moto pochi minuti prima delle 11, dove una persona appunto tra le piste si era cacciata, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio. Sulla pista, nelle immediate vicinanze della seggiovia Sole, e sono prontamente arrivati gli operatori della seggiovia che hanno lanciato l'allarme. Via radio è stata allertata la squadra di soccorso e di pista degli operatori volontari che era presente nella stazione. In pochi minuti è arrivato poi un secondo operatore con il defibrillatore, operazioni di soccorso che sono proseguite senza sosta attraverso le scariche elettriche proprio per cercare di salvare il malcapitato e rianimarlo. L'uomo aveva perso i sensi, la sequenza si è ripetuta per
altre volte con il defibrillatore acceso. Fortunatamente proprio alla terza scarica il paziente ha iniziato a mostrare segni di ripresa e intanto sono arrivati anche alcuni medici che stavano sciando nelle vicinanze. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Pordenone in elicottero, per lui si è resa necessaria la prognosi riservata. Ci fermiamo qui adesso con l'edizione del Friuli Venezia Giulia, grazie a voi tutti per aver scelto la nostra informazione, rimanete con noi, vi auguro un buon proseguimento con i programmi della rete, a risentirci.